Spesso nel mondo dello spettacolo le dichiarazioni vengono travisate, mal interpretate o enfatizzate, generando così astio e contrasti. Di recente è accaduto a Stefania Orlando, che si è trovata a vivere suo malgrado una situazione di imbarazzo dopo alcune affermazioni sull'ultima edizione della Pupa e il Secchione, guidata da Barbara D'Urso. La scorsa primavera, alla vigilia dello show di Italia 1, Stefania Orlando ha confidato pubblicamente di aver rifiutato la proposta di Carmelita di prendere parte al programma. Alcuni siti hanno riportato la vicenda con grossi titoloni, arrecando così un danno non indifferente all'ex concorrente del Grande Fratello VIP. Stefania Orlando ne ha parlato nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Mio, confidando di aver provato un certo imbarazzo nei confronti della collega e del suo team di autori. In verità non ho rifiutato. Ho raccontato di aver fatto un colloquio con loro che però si è concluso con un nulla di fatto. Non capisco perché alcuni giornali amino fare i titoli sensazionalistici. Semplicemente, dopo il colloquio, le cose sono andate così. Io ho fatto altre cose. Loro hanno scelto altre persone. Non è stato carino nei confronti di Barbara e dei suoi autori che conosco da tanti anni. Mi sono sentita in imbarazzo. Dopo il colloquio con la Pupa e il Secchione, Stefania Orlando ha lavorato ad alcuni format di real time, ma oggi sogna di condurre una trasmissione tutta sua. La diretta interessata non ha nascosto che le piacerebbe molto essere la padrona di casa di un contenitore in cui trattare vari argomenti: musica, cucina, attualità, approfondimenti su vari temi. Stefania Orlando si è detta interessata anche alla Talpa, uno dei reality show più amati e seguiti in Italia, che dopo tanto tempo tornerà finalmente in Italia nella primavera 2023. L'ex GFina accetterebbe volentieri una conduzione, mentre non parteciperebbe mai come concorrente. Fino ad ora ha fatto solo il GF VIP e non ha intenzione di fare altri programmi simili. Hey, 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 hey.